una realtà bella, importante, perché è francescana, perché è una realtà di dialogo, di incontro, in piazza, aperta a tutte le domande delle persone, credo che sia quello che ci è chiesto. E sono contento e ringrazio i francescani che la organizzano su temi molto interessanti, molto, molto veri, sui problemi dei ragazzi, della gente, sui nostri problemi, quindi il Vangelo che parla della nostra vita, credo che sia un'occasione importante. Che arriva poco prima della visita del Papa? Di un Papa che si chiama Francesco, quindi il Festival Francescano di fatto anche è un altro dei modi per preparare la visita, perché credo che nella visita c'è sempre anche un aspetto interiore, personale, non è soltanto la preparazione come deve essere esteriore, dei momenti, organizzativa. Poi è anche un aspetto interiore di allargare il cuore, di prepararsi come quando viene qualcuno importante, insomma, ti aiuta a mettere ordine nella tua vita, ti aiuta a sistemare anche alcune cose che non vanno, insomma, ecco. E questa sicuramente è una bella preparazione perché ci aiuta a capire tanti, in maniera più profonda, tanti aspetti di temi che ci riguardano tutti, in particolare il futuro. Il Vangelo e Papa Francesco insistono proprio sul futuro e sul ricordarci che ci deve essere il futuro, che se c'è soltanto il presente si vive male, lo perdi il presente se non prepari il futuro e se non quindi pensi il presente verso il futuro. E credo che quello che Papa Francesco ci chiederà, ha indicato in tanti modi, e quello che sono le parole di questo festival che ascolteremo, qualcosa proveremo anche a riflettere insieme per questo momento importante. Eccellenza.